Caro giornalino, oggi è accaduta una cosa molto interessante. Sarà una nuova avventura per il commissario Maigret? Vedremo. Tutto è cominciato così. Deve venire. Oh, vattene, scarafo. Poliziotto, ti prego. C'è qualcuno, l'ho visto. Oh, vattene proprio. Cosa succede qui? Niente, commissario, un bambino. Ho visto. Salve, signore. Ha bisogno di qualcosa? Dice a me. Sì, certo, a lei, signore. Possiamo fare qualcosa per aiutarla? C'è qualcuno, l'ho visto, che si aggira nel giardino del collegio. Cosa intende con qualcuno? Potrebbe trattarsi di un malintenzionato, di un giornalista, di un pedofilo. Lei saprebbe descrivermelo, l'ha visto? No, vede, è di sicuro un malintenzionato. Probabilmente è proprio un pedofilo. Però non potrei descriverlo, perché ho visto solo la sua ombra. Ma è un'ombra sospetta, zio Zanzara! Signori! Lei, signore, è sicuro che si tratti di un'ombra sospetta? Sì, sì, sì! Deve venire subito, subito! E sia, verrò. Tuttavia, bisognerà agire con discrezione per non destare sospetti. Perciò, se ne torni buonino buonino al suo collegio. Va bene. Ma, commissario, come si chiama lei? Io sono il commissario Maigret. E lei, se posso osare chiedere? Beh, io... Mi chiamano Gian Burrasca. Bene. Se ne torni al suo collegio. E qui lasci fare a me. Buongiorno, signora Maigret. Cosa la fa tanto ridere? Ma Ciccio, sembri un cretino fatto e finito. Che devo fare per non piangere, scusa? Immagino che avermi sorpreso con questa stravagante mise le sia sembrata il culmine della follia, entrando così dentro il mio studio privato senza bussare. Il tuo studio privato è la mia camera da letto. Le ricordo, se ben si ricorda, che abbiamo un accordo che stabilisce che dalle 6 antimeridiane alle 6 postmeridiane questa stanza è adibita a mio studio privato, firmato e controfirmato. Questo non vuol dire che devi andartene in giro per casa come un idiota per 12 ore al giorno, Cicciobello. Le chiedo di farmi la gentilezza di non chiamarmi Ciccio e tantomeno Cicciobello. E come ti devo chiamare?
commissario. Ma non si è mai vista una moglie chiamare commissario il marito? A meno che non stiano giocando a guardia e ladra. Ma con te certi giochini me li sogno. Signora Maigret, forse lei non riesce a capire che mi ha trovato così, con questa stravagante miss, perché già sto agendo da commissario. C'è un interessante caso per il quale dovrò fare delle approfondite indagini. E sa dove? Al manicomio. No, al collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli. Sa, in certi casi bisogna agire d'astuzia. Per questo ho escogitato questa stravagante miss. Chi mai si potrebbe immaginare che sta proprio nascosto dietro un bambino un celebre ispettore di polizia? È certo, se sono orbi nessuno. Vabbè, fa un po' come ti pare. Ma se poi ti ridono dietro, non venire a piangere da me, Ciccio Bello. La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Sai, baby, che questo è il collegio dove io ho studiato da bambino? No, mi ha fatto schiacciare una formica! Scusa, tesoro! Di Pierpaoli si mangia riso e cavoli, ti spaccano il capello, ti bruciano il cervello, e se vuoi fare le domande ti lasciano in mutande. I bambini sono tutti dentro ovile. Sembrano pecorelle, no, Gertrude? Puletrini. Zitto, Pertica. Ma che ho fatto? Qualcosa. Qualcosa tu hai fatto, di sicuro. E se proprio un tu l'hai fatto, qualcosa tu hai detto, di sicuro. E se proprio un tu l'hai detto, qualcosa tu hai pensato, di sicuro. Ma questo è processo a intenzione. E difatti l'intenzione va regolata. Quando si fanno i soldi con i minorenni, questo si deve fare oggi come oggi. Regolare l'intenzione, se no ci fregano. E la frittata è fatta. E poi noi che ci regola? La frittata? Ma Gertrude, cara, cosa c'entra frittata ora? Zitto, salame. Buongiorno. Voi siete i direttori del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? E tu chi sei? Sono un innocente bambino che vorrebbe iscriversi al suddetto collegio. Ah sì? E come paghi? Contanti. Agnellino caro, dove sono i tuoi genitori? Zitto, cammellone. Vieni tu. Mica il mio, come ti chiamano a casa? Ciccio. Francesco? No, ecco, proprio... Come vuoi. Nome, Ciccio. Avanti. Ciccio come? Come? Bello. Ciccio bello? Sì. Può essere dura la vita? I nomi li dà Dio. E lo sa fare bene.
Ok, ragazzo mio, adesso non serve altro che tua firma con tuo sangue e sei arruolato. Chiudi quella fogna, palo secco, ora non serve altro che il contante. Mio marito, questo tubo di latta che vedi qui, adesso ti dirà esattamente dove collocare il malloppo e soprattutto quanto. Quindi adesso ho il permesso di girare libero per il collegio? Non ancora. Ehi tu, filo interdentale. Hai mai figlio? Sì, cara. Vai in classe e prepara quegli animali furiosi, perché sta arrivando un nuovo compagno di studi. Corri. Yavul! Caro Cicciobello, ora mi sento in dovere di ragguardarti su quella che sarà la problematica principale della tua vita, da questo momento in avanti. Ovvero quelle bestie sanguinarie che sono i tuoi colleghi di collegio. Vieni alla lavagna. Allora, Ciccino, eccoci qui. Lasciate ogni speranza, o voi entrate. Questa è la combriccola degli sciagurati che pagano la retta mensile al collegio a tutt'oggi, o bere o affogare. Questo è Bottini Enrico, che poi è il meglio che ci sa, di padre monarchico e madre nazista. Papà dice che se un immigrato diventa italiano, allora è italiano, ma un meridionale? Questo è Franti Francesco, di padre nevrastenico e madre ipocondriaca. Da piccolo ho ucciso un uomo, ma era un nano. Questo proprio è Garrone Marco, il gigante buono, di padre vescovo e madre coraggio. Quando mi porta a topparini a scuola uno... Oh, ti vedo sempre con un bambino povero. E questi primi tre vengano tutti dal libro cuore. E questo signore come si chiama? Codesto che il cielo lo inzuppi. È Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca. Un criminale fatto e finito. Criminale io? Ma se sono un santo, zio Criceto? Bene. Cicciolino, adesso mio marito ti accompagnerà in classe e Dio solo sa cosa ne verrà fuori. Ti ricordo che a quest'ora c'è l'ora d'algebra, poi c'è teatro nel teatrino e poi a luna c'è pranzo in sala pranzo. Bene, mi sembra tutto molto chiaro, secondo me. E a meno che tu non sia un pesce in casseruola. Führer! Che diamine c'è deficiente? I ragazzi spariti! Vagli a cercare Rammollito. Seguilo. Ragazzi, c'è una novità. Dopo, Giannino. C'è uno nuovo. E com'è? Oh, dopo ho detto. Come procede, Franti? Ancora voglio le minuti. È la nitroglicerina per minare il portone d'ingresso? No! È la droga. Droga, zio serpente! Sì, il Franti ha avuto un'idea. Dai, spiega, Franti. È una cosina che facevamo al paese. Con un paio di ingredienti chimici di elementare reperibilità si può sintetizzare un saporitissimo lecce di ingocce che io poi inietterò in un centinaio di caramelle a olio eucalipto, così che ne avremo sempre una bella dose cada uno e un alito freschissimo. Che ve ne pare? Questo qui è un genio! Mi sembra cosa buona e giusta, zio cinghiale! Oh, a me però la droga fa schifo. Nessuno a Busto Arsizio si droga. A meno che non sia napoletano. Non statemi troppo addosso. Giusto, diamogli aria. E noi che facciamo intanto? Si potrebbe fare una gara di rutti. Spiegati meglio. Potremmo finalmente scegliere il nome per la nostra società segreta. Perché società segreta non ti piace? Una società segreta che si chiama società segreta, ma è tautologico. Com'è? È vero, è orrendo. Tu cosa proponi? Io? Beh,
Per esempio, che ne dici di Nuova Giovine Italia? No, zio Sarago, lasciamo Società Segreta. Se no chiamiamolo Strafatti, non Parole. Intanto lasciamo Società Segreta, poi ci pensiamo. Che cosa ci fate tutti quanti qui dentro? Mica stavate fumando? Vi devo presentare un nuovo compagno. Eccolo qui, avanti al ragazzo, di tuo nome, prego. Devo proprio? Già. E va bene. Egregi colleghi, io sono C. C. Che c'è? Fecogni? Avanti, coraggio! Ciccio Bello. Quello è un infiltrato. Ecco cos'è. Dici? Dico sì, guardalo. Avrà 18 anni. 18 non lo so. Ma di certo è più grande noi. Per me neanche 20. 20 anni, così vecchio. Io però questo l'ho già visto. È lui, è l'ombra del giardino. Io per me gli do almeno 20 anni. Ma come facciamo a smascherarlo? Gli chiediamo cosa faceva 20 anni fa e se ci risponde, tac, smascherato. Io non credo che un bambino così educato possa essere un bambino cattivo rendocore. Può essere, ma l'infiltrato va smascherato. Buongiorno, merdine. Come state oggi? No, non dite nulla. Ho le orecchie pulite stamattina, eh? Sì, lo so. Ho deciso di pulirla proprio stamattina. Lo so di avere commesso un errore, perché diventano delicatissime le mie orecchie quando le pulisco. E sentire quattro cretine che parlano tutti insieme di cose insulse mi ferisce profondamente. Ferisce le mie orecchie. Zitto, zitto, l'ho visto. L'ho visto anche da sola. L'ho visto anche io che le merdine sono aumentate. Ma questa qui è una merdona, altro che. Da quanti anni stai ripetendo la terza, asinello? Va bene, basta. La lezione di oggi è la mise en espace di una lettura mensile del libro Cuore, e precisamente il tamburino sardo. E vedete di farmela come si deve, mi raccomando, che io l'ho fatta che i carcerati, che i bambini delle periferie, che le mamme spacciatrici, e tutte le volte mi è riuscita una bellezza. Tu, di dove sei? Sono di Barletta. Ah, di Barletta, di Barletta. Bene, molto bene. E vieni un poco qui che forse abbiamo trovato il nostro tamburino sardo. Che cosa devo fare? E cosa vuoi fare? Fai il tamburino sardo. La sai la storia, no? E che importa? Che importanza ha la storia? Noi la dobbiamo decostruire, la storia. Noi la dobbiamo stuprare, la storia. Avanti, forza, fai il tamburino sardo. Vai, fai! Salve a tutti. Sono il tamburino sardo. Bene. Molto bene. Vai. Vai, vai.
Vai pure, vai. Ma sai dove? Sai dove te ne devi andare? Vattene a Barletta, vai. Tornatene a Barletta, tesoro. Tornatene a scorrazzare felice per i campi di Barletta. Ma che ci fai qui in coppa a un teatro? Il teatro non ti ama, tesoro mio. Non lo vedi che il teatro non ti ama? Non ti ama e non ti amerà mai. E tu? Tu invece la sai la storia? E chi non la sa? È la storia di un giovanetto sardo che durante la guerra contro gli austriaci viene incaricato di consegnare un messaggio d'aiuto e di oltrepassare le linee nemiche. Il ragazzo, intrepido, corre, ma viene sparato e ferito ad una gamba dagli austriaci. Per la ferita gli verrà amputato l'arto. Ma il ragazzetto non si ferma e arriva fino a destinazione. E tutti gli rendono gli onori che ha meritato. Fate crollare il mondo addosso. Ma che dico il mondo? L'universo intero addosso, addosso me lo fate crollare. Ma basta, basta. 50 piegamenti. Ora. No, tu no, caro. Tu non la devi fare. Tu sei stato bravo. Visto che è un infiltrato. Pesti che siete. Avete di nuovo superato ogni limite di condotta. E se non fosse per la retta mensile che mi dovete, vi farei pulire i condotti fecali con la lingua, maledetti voi. Seduto, Franti, che iddio ti schianti. Seduto, Bottini, che ti si secchino gli intestini. Seduto, Garrone, che ti si blocchi la digestione. Seduto, Stoppani, che ti piglino fuoco piede e le mani. E te, Cicciottello, non ce l'hai il posticino, eh? Lo so, non si è fatto un tempo. Dovrai sederti al tavolo con noi. Vieni. Ci voglio credere. E non crederci, pachiderma. Ma proprio senza scuorn. Lo sapevo. È lui, il podofilo. Lui è il podofilo, ma sei del nord. Forza, puledrini, che finalmente si mangia. Oggi un'ottima dose di riso con cavolo, cibo corroborante che digerisce facile. Buoni, ragazzi, state buoni! E per noi, invece, solita carbonara con guanciale. Basta! Siamo stufi di questo riso e cavolo! E va bene, da domani vi do la pappa al pomodoro. Quale pappa col pomodoro? Noi vogliamo i funghetti allucinogeni. Viva il Peppe Peyote col pomodoro! E no, questo no. Di questo riso e cavolo! E va bene. Da domani vi do la pappa al pomodoro. Mi importa un accidente di che cavolo vi mangiate, mostri. Ah, sì.
E io lancio una caramella alla nitroglicerina e faccio esplodere l'edificio. Muoia Sansone con tutti gli Zebedei. Forza, signori. Cerchiamo di comportarci da adulti. È facile per te che hai almeno 20 anni. Ma no, io ne ho quanti ne avete voi. E allora com'è che sapeva storia rotamburina? Ma signore, cosa c'entra? L'ho studiata a scuola ai miei tempi. L'ho studiata a scuola ai miei tempi. Allora è vero che è un infiltrato! Commissario, è lei! Commissario della polizia, mi ci fanno chiudere. Ma lei non è affatto un bambino. Che ci fa in mezzo ai bambini travestito da bambino? Si vergogni, pervertito. Turbare così la placida vita collegiale di ricchi bambini educati. Se ne vada! O mi vedrò costretta a chiamare i giornalisti e dichiarare pubblicamente che lei è un pedofilo. Podofilo. Signora Maigret. Potrei chiederle un po' di rispetto per un povero poliziotto ferito? Ma Ciccio, dovresti guardarti. No, non riesco a smettere. Sembri un... Bocca mia, non mi far dire, va, guarda, non so cosa sembri, va. Lei ha un cuore di paglia, come dice il poeta. E tu c'hai il cervello di paglia, Ciccio Bello. Ma come ti salta in mente di fare una cosa così deficiente? Sei troppo vecchio per farti passare per un bambino. L'hai capita ora l'antifona? E così è questo quello che pensa di suo marito. Ma magari fossi io a pensarlo, tesorino. È lo specchio che te lo ripete e tu faresti bene a dargli retta, Ciccio caro. Perché qui la prossima volta ci rischi il collo per davvero, povera me. Ma dico io, travestiti da adulto, che ne so, da cuoco, per dire, che so io. Una cosa che dia meno nell'occhio di un pugno nell'occhio, almeno, dico io. Cuoco, e sia, la sua serrata arringa mi ha convinto. E ora vuole avere la gentilezza di farmi la cortesia di passarmi il mio giornalino? Ma certo, Ciccio Bello. Eccoti il tuo giornalino. Bello di tua moglie. E che ci scriverai adesso sul giornalino, tesorino? Fine della fantastica avventura? La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Caro giornalino, oggi la cosa interessante si è rivelata molto, molto interessante. Penso proprio che sia un'avventura degna di Maigret. Domani bisognerà tornare a dare un'occhiata. Lì al collegio Pierpaolo Pierpaoli qualcosa non torna.